L'ex cavaliere del trono Over rivela il motivo del suo addio al programma. Una storia d'amore inaspettata con una corteggiatrice del trono classico. Scopri chi è la ragazza che gli ha rubato il cuore. In un'intervista esclusiva a Casa Lollo, il programma social condotto da Lorenzo Pugnaloni, l'ex cavaliere Mario Verona ha rivelato i motivi del suo improvviso addio a Uomini e Donne, svelando un inaspettato colpo di scena sentimentale. Quarto tronista di Uomini e Donne, ecco chi potrebbe essere, la rivelazione di Mario Verona a Uomini e Donne. Durante l'intervista, Mario ha confessato che il suo allontanamento dal dating show di Maria De Filippi è legato a un interesse nato per Giovanna, una delle corteggiatrici del trono classico. Partiamo dal presupposto che io come persona credo di essere sempre stato coerente, sincera e onesta, ha esordito l'ex cavaliere, spiegando come tutto sia iniziato con degli sguardi scambiati in studio. La situazione si è evoluta rapidamente dopo che Giovanna ha concluso il suo percorso come corteggiatrice. Sì, un interesse da subito ricambiato anche da parte di lei. Credo che con i fatti mi abbia poi dimostrato questo, ha rivelato Mario, che ora sta frequentando la ragazza da circa 10 giorni. Ora sono felice. Saranno 10 giorni più o meno che ci stiamo conoscendo, ha confidato l'ex cavaliere, sottolineando però che è prematuro parlare di relazione, ma che sicuramente è felice perché è una cosa che desiderava. Il passato di Mario a Uomini e Donne. Prima di questo colpo di scena, Mario era tornato nel parterre del trono Over a settembre, dopo la fine della frequentazione con Milena Parisi avvenuta lo scorso giugno. Durante la sua permanenza nel programma, aveva attirato l'attenzione di alcune dame, tra cui Morena e Valentina, ma nessuna di queste conoscenze si era trasformata in qualcosa di più profondo. Quando parliamo di sentimenti, di amore, per me lo show non esiste. Una cosa o mi colpisce tanto oppure non so fingere, ha concluso Mario, ribadendo la sua sincerità nel percorso all'interno del programma.